Il caso di Emanuela Orlandi è uno dei più grandi misteri irrisolti della storia italiana e vaticana. La ragazza, cittadina vaticana di 15 anni, scomparve a Roma il 22 giugno 1983, mentre rientrava a casa dopo le lezioni di musica. Da allora sono state seguite diverse piste senza mai arrivare alla verità. Nel corso degli anni sono emerse molte piste investigative sulla sua sparizione, ognuna con i suoi punti forti ed i suoi punti deboli. Molte sono state le domande sollevatesi sulla vicenda. Emanuela Orlandi potrebbe essere ancora viva? È stata forse rapita dalla banda della Magliana? Il Vaticano potrebbe sapere qualcosa? La sua sparizione c'entra forse qualcosa con l'attentato a Giovanni Paolo II, la gestione dello IOR e il fallimento del Banco Ambrosiano? La Procura di Roma ha riaperto il caso nel 2023. Tuttavia, malgrado le numerose indagini e le diverse ipotesi, il caso di Emanuela Orlandi rimane ancora irrisolto. Dopo aver studiato approfonditamente il caso, sono giunto alla conclusione di selezionare le tre piste investigative più importanti e le ho approfondite, ovvero quelle, a mio avviso, con maggiori riscontri documentali e dunque maggiormente plausibili. Nel corso del video esplorerò ognuna di queste tre piste, portando dati oggettivi a sostegno di ognuna di esse, ma provandole anche a confutare, mettendone in luce sia i punti di forza che i punti deboli. È importante che si sviluppi un dibattito sano nei commenti sottostanti questo video, senza mancare mai di rispetto alla famiglia di Emanuela e ad Emanuela stessa. Iniziamo dunque questa indagine. La prima pista presa in analisi è la pista del Vaticano e della banda della Magliana sui possibili legami tra la scomparsa di Emanuela Orlandi e lo stato della Città del Vaticano, nonché dei legami che la Santa Sede avrebbe intrattenuto con la banda della Magliana, la più potente e violenta organizzazione criminale mafiosa nata nella seconda metà degli anni 70 ed operante a Roma e nel resto del Lazio. Nell'immediato della sparizione di Emanuela si ipotizzò che il suo rapimento fosse legato all'attentato di Giovanni Paolo II e in questa direzione vanno le telefonate anonime fatte dal presunto rapitore passato alla storia come l'americano, che affermò appunto di essere il sequestratore della ragazza promettendo la liberazione di Emanuela in cambio di quella di Ali Agica, l'attentatore del Papa. Si susseguono così numerose altre telefonate, ma nonostante le richieste di vario tipo e le presunte prove, l'americano non apre nessuna reale pista, non vengono di fatto mai fornite prove che dimostrino l'esistenza in vita di Emanuela, né tantomeno che la ragazza sia effettivamente ostaggio dei Lupi Grigi, l'organizzazione di cui Ali Agica faceva parte. Ovviamente non è solo l'americano a rivendicare di avere prigioniera Emanuela. Il 14 novembre 1983, il vice direttore del SIS De Vincenzo Parisi, in un rapporto riservato emerso poi 12 anni dopo, esaminò i 34 messaggi pervenuti tra il 5 agosto e il 24 ottobre 1983, affermando che 6 messaggi erano di mitomani, 4 di difficile attribuzione, 16 dal gruppo che aveva operato il sequestro. Gli altri 8 messaggi erano di 2 gruppi, il gruppo Turkish e il gruppo Phoenix, che secondo Parisi non sembrano implicati nella scomparsa della ragazza, ma soltanto nella gestione del caso. Per una prima vera svolta investigativa bisogna aspettare il 2005, quando a Chi l'ha visto arriva in diretta la telefonata di un anonimo che invita a vedere chi è sepolto nella Basilica di Sant'Apollinare, proprio vicino all'Accademia che frequentava Emanuela. La scoperta lascia esterrefatti, in quanto il defunto è Enrico De Pedis, detto Renatino, ovvero il boss della banda della Magliana, ucciso nel febbraio del 1990. Com'è possibile che un criminale sia sepolto in Vaticano? La domanda pone altri interrogativi inquietanti. Nel 2008, la pista che porta all'organizzazione criminale della banda della Magliana prende corpo, quando Sabrina Minardi, per qualche anno compagna del boss Renatino De Pedis, rivela che Emanuela Orlandi è stata uccisa e il suo corpo rinchiuso in un sacco gettato in una betoniera a Torvaianica. Secondo la Minardi, la quindicenne sarebbe stata rapita proprio dal boss, tenuta prigioniera in una abitazione a San Giovanni di Dio e consegnata poi a dei prelati.
I magistrati romani che in quel periodo procedono per sequestro di persona e omicidio volontario, aggravato dalle sevizie e dalla minore età della vittima, si attivano per cercare i dovuti riscontri, ma i risultati sono scarsi. La Minardi viene sentita più volte dagli inquirenti, cade in contraddizione, smentisce precedenti sue ricostruzioni dei fatti, finendo poi lei stessa sotto indagine. Nel maggio del 2012 viene aperta la tomba di De Pedis. Il corpo del boss viene identificato, ma null'altro di utile dal punto di vista investigativo emerge dall'esame dei reperti ossei ritrovati all'interno della cripta della basilica. Al 2013 risalgono le dichiarazioni di Marco Fassoni Accetti, per il quale il sequestro di Emanuela Orlandi ha a che vedere con l'esistenza di trame internazionali tessute alle spalle dell'allora pontefice Giovanni Paolo II. Ma Accetti risulterà teste inattendibile. Una consulenza psichiatrica ne certificherà forti dubbi della personalità. Nel 2017 esce il libro Rivelazione del giornalista vaticanista Emiliano Fittipaldi, Gli impositori. Fittipaldi riporta dei documenti ricevuti da una fonte in Vaticano, tra i quali quella che sembra una lettera di accompagnamento ad una serie di fatture e materiali allegati di quasi 200 pagine, che comproverebbero alla Segreteria di Stato Vaticana le spese sostenute per Emanuela Orlandi in un arco di tempo che va dal 1983 al 1997, una rendicontazione per un totale di quasi mezzo miliardo di lire. L'ultima voce è raggelante. Si legge infatti «attività generale e trasferimento presso Stato-Città del Vaticano, con relativo disbrigo pratiche finali, lire 21 milioni». La lettera è indirizzata ai vertici della Curia. È un documento vero o realizzato ad arte? Si chiede il giornalista Fittipaldi. «Ed ora alzate il volume, isolatevi dal mondo che vi circonda e prestate massima attenzione all'audio che vi sto per fare ascoltare». A parlare è Marcello Neroni, sodale del boss della banda della Magliana, a suo dire a conoscenza dei segreti che hanno portato alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Accuse che confermerebbero il diretto coinvolgimento della banda criminale, ma soprattutto del Vaticano. Ripeti, ti ha sepolto lì, per grazia ricevuta. Ma no, per quello che dice quella pazza da Minardi. Allora, votiva. Pure insieme si portava a letto, si portava, non so, noi portava all'interno del Vaticano. Quando è diventata una cosa che ormai era diventata una schifezza, il segretario di Stato ha deciso di intervenire, ma non dicendo a votiva poi che muoio l'euro mezzo, mo. Si è rivolto a chi? A lui, essendo esperto del carcere, perché faceva il cappellano riformatorio e poi il carcere, si è rivolto ai cappellani del carcere. I cappellani del carcere, uno era calabrese, l'altro un furbacchione, un certo Luigi, un certo padre Pietro. Hanno fatto altro che chiamare De Pedis e gli hanno detto sta succedendo questo, ci puoi dare una mano, punto. E adesso sono tutte cazzate. Di questo audio era a conoscenza Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, anche se lui non era favorevole al rilascio sui media. Adesso però le cose sono cambiate, soprattutto perché recentemente è arrivata la rivelazione dell'amica di Emanuela nel documentario Netflix Vatican Girl, che ha riaperto la pista delle molestie in Vaticano. Infatti, la stessa amica ha raccontato nel documentario che la Orlandi sarebbe stata molestata nei giardini vaticani prima di sparire. Diciamo l'audio senza bip è molto più pesante perché sì, fa dei riferimenti molto precisi su Votivo. Non c'è ombra di dubbio su quello che dice, di come lo chiamavano all'interno del Vaticano, come era conosciuto all'interno del Vaticano. Io ho detto, questa persona o voi o la Procura di Roma lo dovete ascoltare, perché comunque fa delle accuse molto gravi su una persona e quindi voi dovete capire se ha delle prove, se chi gliel'ha detto, come è uscita fuori questa situazione, perché non è possibile. Dice, lei, mi hanno detto, lei che prove ha di questo? Ho detto, io non ho prove, perché ovviamente non ho prove, però sento quest'audio, sento l'ambiente vaticano, perché quando nell'ambiente vaticano le persone restano molto meno sconvolte quando faccio accenno a questa situazione rispetto anche a giornalisti o a qualche politico. L'altro giorno ho sentito che si è un po' risentito che io ho nominato Votiva. Ci sono tanti elementi, cioè quando io racconto che
mi dicono che Wojtyła la sera se ne usciva con due suoi amici monsignori polacchi, e ogni tanto se ne usciva in macchina, andava in giro, e mi dicono sicuramente perché aveva bisogno di respirare una boccata d'aria, perché il pontificato era pesante. Qualche dubbio mi viene, qualcuno mi dice non andava certo a benedire le case. Cercate dove indica l'angelo. Sono alcune delle poche parole scritte in una lettera recapitata a marzo 2019 all'avvocato della famiglia Orlandi Laura Sgro, come indizio per ritrovare i resti di Emanuela. Alla missiva è stata allegata anche una fotografia che condurrebbe ad una vecchia tomba del cimitero teutonico. Il legale della famiglia Orlandi presenta così istanza al segretario di stampa Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, per avere informazioni sulla tomba del cimitero teutonico. Nell'aprile dello stesso anno, il Vaticano autorizza l'apertura di un'inchiesta e avvia accertamenti sulla sepoltura. Tuttavia, nella tomba non verranno ritrovati reperti degni di nota. La pista familiare. Secondo questa ipotesi, la scomparsa di Emanuela sarebbe dovuta a un movente passionale o a una vendetta nei confronti della famiglia Orlandi. Un possibile sospetto in questo senso è lo zio della ragazza, Mario Meneguzzi, ora deceduto, marito di Lucia Orlandi, sorella del padre di Emanuela. Secondo un servizio del TG La 7, sono emersi documenti che suggerirebbero che Meneguzzi avrebbe fatto delle avance sessuali a Natalina Orlandi, la sorella maggiore di Emanuela. Queste avance, tuttavia, sembrano essere state solo verbali e Natalina ha affermato che non c'è mai stato alcun tipo di abuso. Queste informazioni sono state rivelate in un carteggio tra il cardinale Agostino Casaroli e un sacerdote sudamericano, consigliere spirituale e confessore della famiglia Orlandi. Inoltre, Meneguzzi somiglierebbe all'identikit dell'uomo che avrebbe avvicinato Emanuela il giorno della scomparsa, offrendole un lavoro per la Avon. Nonostante l'incredibile somiglianza, l'uomo dell'identikit non poteva però essere Mario Meneguzzi, che nel momento della scomparsa di Emanuela si trovava a Torano, in provincia di Rieti, in villeggiatura con la famiglia. I fratelli Pietro e Natalina Orlandi escludono che lo zio possa aver fatto delle avance anche ad Emanuela, anche per una questione di età. All'epoca la giovane scomparsa aveva 15 anni. E Natalina ha aggiunto che, se ci fosse stata più di qualche parola da parte del congiunto, non avrebbe lasciato cadere nel vuoto la cosa. La pista familiare venne già vagliata in passato dagli investigatori. Mario Meneguzzi, come altri parenti di Emanuela, venne monitorato dalla polizia dopo la scomparsa della nipote. Lo stesso accadde anche con Anna Orlandi, zia di Emanuela. Durante le prime battute dell'inchiesta, Mario Meneguzzi si accorse di essere seguito da una macchina e chiese aiuto a Giulio Gangi, agente del SISDE, che inizialmente si occupò della scomparsa di Emanuela. Lo 007 disse allo zio di Emanuela che la macchina che lo seguiva aveva una targa coperta, ovvero una targa riconducibile ad una macchina della squadra mobile. Gangi successivamente disse che si pentì di aver dato quella informazione a Meneguzzi. Ad ogni modo, la pista familiare da parte degli investigatori venne subito abbandonata quando Papa Wojtyła pubblicamente parlò prima di rapimento e poi in privato di pista del terrorismo internazionale dietro il sequestro della cittadina vaticana. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Da quel momento gli inquirenti italiani abbandonarono l'ipotesi interna alla famiglia per lanciarsi in suggestivi complotti internazionali indicati dal Papa. La pista del serial killer. Secondo questa ipotesi, la scomparsa di Emanuela Orlandi sarebbe opera di un assassino seriale che agiva nella zona di Roma e che aveva come bersaglio le giovani donne. Nel 2006 esce il libro Inchiesta dal titolo 12 donne, un solo assassino, che svela l'esistenza di un serial killer responsabile degli omicidi e delle sparizioni di più donne. Tutti fatti di sangue rimasti insoluti, accaduti tra il 1982
e il 1990. L'ultima vittima si chiamava Simonetta Cesaroni. Gli autori hanno un'ipotesi precisa sull'identità. Ma è possibile che 12 donne siano state uccise a Roma da un'unica mano e che presumibilmente anche Emanuela Orlandi faccia parte dell'elenco? Parrebbe di sì a leggere l'avvincente libro inchiesta scritto a quattro mani dal giudice Otello Lupacchini e dal giornalista Max Parisi, nel quale tutta una serie di nuovi indizi sembrano collimare con riscontri processuali, rivelazioni inedite di ex agenti del SISD e tante, troppe, coincidenze inquietanti. Lupacchini e Parisi partono dal caso di Emanuela Orlandi. Secondo la ricostruzione, Emanuela Orlandi fu vittima del serial killer Capitolino, il quale solo successivamente seppe della provenienza vaticana della ragazza assassinata. Così si rivolse a uomini che conosceva indirettamente e che facevano parte della banda della Magliana. Questi si ritrovarono fra le mani gli effetti personali della ragazza e la possibilità di ricattare il Vaticano. Fu dunque il serial killer ad avere adescato Emanuela, così come tutte le altre. E lo fece sempre con lo stesso stile, a volte con lo stesso identico trucco, sempre con calcolo e freddezza. Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio 1982, poco prima di Emanuela e mai più ritrovata. Poi Rosa Martucci, Augusta Confaloni, Tea Stroppa, Lucia Rosa e Fernanda Durante. Ancora Cati Scherl, Cinzia Travaglia, Marcella Giannitti, Giuditta Pennino e infine Simonetta Cesaroni, in via Poma. Tutte uccise a Roma in un periodo storico ben definito e senza mai un colpevole. Il modus operandi dell'assassino tornerebbe nei modi di uccidere, nelle zone dove colpire. Solo Simonetta Cesaroni fa eccezione. In questo caso non ci fu premeditazione nel serial killer, anzi, con ogni probabilità la Cesaroni aveva una relazione con il suo carnefice. I due dovevano partire in vacanza quell'estate. Lui probabilmente andò a via Poma, dove Simonetta lavorava, per dirle che la storia doveva finire lì. Simonetta potrebbe aver minacciato di rivelare tutto alla moglie. A questo punto scattò il raptus omicida e la ragazza venne massacrata. L'assassino lasciò anche un biglietto, scrivono gli autori, sul quale c'era scritto CE dead ok, che potrebbe significare Cesaroni uccisa ok, ma le lettere C ed E sono, secondo gli autori del libro, anche la prima e l'ultima iniziale del cognome del serial killer ancora in libertà. È importante notare che queste sono solo alcune delle possibili piste che sono state seguite nel corso degli anni dagli inquirenti, ma nessuna di esse ha portato a una soluzione definitiva del caso. La famiglia Orlandi continua a chiedere verità e giustizia per Emanuela, sperando che un giorno si possa finalmente fare luce su questo doloroso enigma. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste tre piste che ho esaminato, quale secondo voi è più aderente alla realtà e quale invece poco plausibile. Non dimenticate di iscrivervi al canale se vi piacciono queste tematiche che continuerò a trattare, di lasciare un bel like e di condividere il video sui vostri account social e con i vostri conoscenti. Attivate anche la campanellina delle notifiche per non perdervi le prossime puntate di questa triste vicenda. Ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao da Fabio Crime.